Amici di Cemento Sivu, siamo in compagnia del patron dell'associazione SD Scuola Calcio Antonio Esposito. Papà, porta il tuo nome, la terza edizione del torneo, una bellissima giornata di sport per i giovani atleti e per le famiglie che li hanno accompagnati. Sì, un doveroso e sincero grazie a tutti, e un grazie a tutti quelli che abbiamo ospitato ad essere ritornati con una nuova società che è l'Ogliarese. È un sincero abbraccio a tutti i genitori che hanno partecipato alle manifestazioni e in più un sincero grazie ai miei figli. Allora Piero, un'altra grande e bellissima giornata di sport per i bambini qui alla terza edizione del torneo Città di Camerota. Sì, fortunatamente abbiamo avuto questa costanza di ripeterci in una terza edizione. Chi diciamo lavora a stretto contatto con le società sportive sa le difficoltà che ci sono nell'organizzare eventi di questa portata. Ricordiamo che il lavoro non è da poco per fare questi eventi. Noi siamo soddisfatti perché già riportare una, come dicevo prima, una terza edizione con un numero sempre crescente di bambini, di partecipanti, poi quest'anno con l'aggiunta di un'altra squadra di Salerno, l'Ogliarese, ci riempie di gioia e siamo veramente soddisfatti per questo. Anche le gare, diciamo, l'ospitalità rispetto alla partecipazione è importante. Oggi siamo stati piacevoli in compagnia con i giovani atleti in tre ristoranti che ringraziamo, la Tramontana, Da Pepe e Taverna Amore Mare, che hanno deliziato i nostri ospiti anche con piatti genuini a base della dieta cilentana. È proprio questo il segnale che vogliamo dare, che volete dare con l'associazione, perché bisogna sempre di più puntare sulla bassa stagione per creare quell'indotto che è necessario per l'economia del territorio. Sì, la destagionalizzazione per noi che al di fuori del lavoro come istruttori di calcio siamo comunque operatori turistici, lavoriamo con le nostre strutture ricettive, giustamente per noi che ben venga coniugare lo sport con la ricettività di questi locali che d'inverno nella bassa stagione vivono periodi ovviamente difficili. Per noi è un motivo importante pure che oltre a far vivere un evento sportivo di questa portata i nostri giovani atleti, facciamo respirare anche gli operatori del nostro territorio. Io ringrazio veramente questi ristoratori perché con un contributo minimo sono riusciti a offrire un pasto veramente non all'altezza di quel piccolo contributo che siamo riusciti a garantirgli, ma hanno fornito dei veri e propri pranzi a detta dei nostri graditi ospiti che sono rimasti veramente a bocca aperta. Continuiamo con i ringraziamenti, è doveroso, visto che parli sempre con il noi, è giusto, questa è una missione anche di umiltà e di persone che lavorano per il territorio. Ringraziare tutti lo staff tecnico che ti accompagna in queste avventure e tutta l'organizzazione. È normale che
dietro queste associazioni si, ci sono dei rappresentanti che in questo caso, io essendo il responsabile tecnico e organizzativo, mi muovo in prima persona, però non potrei fare tutto questo senza la presenza e la costanza di amici, tecnici, dirigenti. È una famiglia, a me piace definirla una famiglia non che si allarga, ma una famiglia che cresce perché cresce piano piano sulle basi di un'esperienza che si vive anno per anno, si può andare avanti. Io ringrazio i miei collaboratori che sono Tonino Petti, Franco Del Gaudio, Felice D'Andrea, Giovanni Riccio, Mario Saturno e tantissimi altri che non cito perché noi rappresentiamo 70 bambini, ci sono 140 genitori, questi 140 genitori vanno ringraziati uno per uno perché credono in questa società e ci vengono dietro. Per noi è motivo veramente di orgoglio portare il nome di Camerota fuori il territorio cilentano. Noi colgo l'occasione per far capire che puntiamo a ospitare una rappresentante oltre la nostra come la Gelbison, il Campus Group di Vallo della Lucania, che è cilentano e rappresenta la serie massima del Cilento oggigiorno. Poi ci affacciamo in provincia dove invitiamo gli amici di Bellizzi e quelli di Salerno, perché noi ci teniamo tanto al confronto. Il confronto deve essere sempre con chi è organizzato meglio di noi per attingere e portare acqua al nostro mulino.